Salve ragazzi e benvenuti a Video Game News, l'appuntamento di EveryEye.it che di settimana in settimana vi tiene informati su tutte le novità e i fatti più importanti del mondo videoludico. Cominciamo l'edizione di questa settimana parlandovi di un titolo appena annunciato per l'Europa. È stato infatti confermato anche l'arrivo europeo di One Piece Unlimited World Red, nuovo videogame ispirato al popolare manga che uscirà su 3DS, Wii U, PlayStation 3 e PlayStation Vita. Nel nuovo gioco Namco Bandai i giocatori vestiranno i panni di Ruffy e dei membri della sua ciurma, combattendo ovviamente alcuni dei nemici più iconici della saga. Si tratta di un prodotto molto atteso dai fan perché, diversamente dai capitoli della saga Pirate Warrior, sembra avere un gameplay un po' più complesso che include anche degli elementi RPG e anche la possibilità di allontanarsi di tanto in tanto dai combattimenti per dedicarsi ad attività di vario genere. Aspettiamo quindi qualche informazione in più e magari una prova diretta che ovviamente potrete trovare sulle pagine di EveryEye.it. Grandi novità anche per la serie Forza di Microsoft. Nel portfolio di una famosa casa di produzione, infatti, sono apparsi due artwork appartenenti a un misterioso capitolo della serie, chiamato Forza Deep South. Molti utenti pensano che si possa trattare di un ipotetico sequel dell'ottimo Forza Horizon, in procinto di uscire esclusivamente su Xbox One entro la fine dell'anno. Molto probabilmente, per saperne di più, dovremo attendere ormai le 3 di giugno, quando la casa di Redmond svelerà tutti i suoi assi nella manica. Si torna a parlare anche di Watch Dogs. Il titolo Ubisoft è stato in questi giorni al centro delle polemiche per l'evidente downgrade grafico subito rispetto alla versione che fu presentata alle 3 2012. Sembra però che in quell'occasione il team di sviluppo Ubisoft Montreal non si sentisse proprio pronto a mostrare il gioco, dato che nessuno era ancora a conoscenza di quelle che sarebbero state poi le caratteristiche delle hardware next gen. Tuttavia Yves Guillemot, il CEO della compagnia, non ha voluto sentire ragioni, spingendo gli sviluppatori a rivelare il titolo. Se l'amministratore delegato avesse rispettato il volere della Software House, probabilmente oggi la situazione sarebbe un po' diversa, con filmate immagini più fedeli rispetto alla qualità reale della produzione. Comunque sia, vi ricordiamo che tutto quello che si è visto fino ad oggi riguarda un codice ancora incompleto e che per valutare quelle che saranno poi le caratteristiche tecniche di Watch Dogs bisognerà attendere l'uscita della produzione fissata per il prossimo 27 maggio. La Game Developers Conference, che si terrà la prossima settimana a San Francisco, sarà un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del mondo videoludico. Sembra infatti che Sony sia in procinto di svelare il tanto rumoreggiato headset per la realtà virtuale. Fonti interne parlano di un prodotto decisamente all'avanguardia, tecnologicamente molto più avanzato rispetto alla prima versione di Oculus Rift. Tantissimi sviluppatori di terze parti starebbero già applicando il visore su vari titoli PlayStation 4 e la casa giapponese potrebbe anche presentare qualche prodotto first party capace di sfruttare al meglio lo strumento. Noi non vediamo l'ora di saperne di più a riguardo e ovviamente gli inviati di EveryEye seguiranno per voi la Game Developers Conference in diretta da San Francisco. Quindi per tutte le novità restate come sempre sulle nostre pagine. Drive Club è sicuramente uno dei prodotti più chiacchierati di questa giovanissima next gen. Il racing game di Evolution Studio, infatti, sarebbe dovuto uscire esclusivamente su PlayStation 4 durante il lancio occidentale. Le cose non sono andate per il verso giusto e la Software House, infatti, ha rimandato l'uscita per lavorare al meglio sulla produzione e consegnare ai giocatori un prodotto più rifinito dal punto di vista del gameplay e tecnico. Sembra però che, nonostante i rumor parlassero di un'uscita prevista per questa primavera-estate, dovremo invece aspettare ancora un po' prima di poter mettere le mani sul corsistico firmato Evolution Studio. Secondo le parole di Scott Rodd di Sony Worldwide Studio, infatti, lo sviluppatore potrebbe dover ancora prendersi un po' più di tempo e il lancio di Drive Club avverrà solamente quando il team sarà completamente soddisfatto del risultato. Insomma, questo potrebbe tradursi in un ritardo ancora più marcato. Sembra che l'obiettivo della compagnia sia ancora il 2014, ma non ci sono state fornite garanzie in tal senso. Quindi aspettiamo qualche altra novità. Passiamo invece in casa a Nintendo e parliamo della saga The Legend of Zelda.
Storicamente questa serie si è sempre distinta per la presenza di splendidi mondi mozzafiato che il giocatore poteva esplorare in lungo ed in largo. È innegabile tuttavia che negli ultimi capitoli questa libertà sia stata lentamente e progressivamente sostituita da un'impostazione un po' più lineare, che da un lato rendeva l'avventura semplice e immediata, però magari faceva perdere quel grande senso di meraviglia che molti ricorderanno legato ai capitoli storici della saga. Fortunatamente il producer del franchise è intervenuto riconoscendo questo problema e promettendo che i prossimi capitoli saranno molto più rispettosi di quelle che sono state le origini del brand. In fondo, se avete giocato l'ultimo titolo uscito per Nintendo 3DS, A Link Between Worlds, sapete che già spira un po' di vento di cambiamento. Speriamo quindi che nei capitoli successivi, siano essi pensati nuovamente per il 3DS oppure per la console casalinga di Nintendo Wii U, si possa tornare a respirare un po' di libertà in più. Chiudiamo come sempre l'edizione di oggi con le nostre top e flop news. La top news della settimana è legata ovviamente all'arrivo di Dark Souls 2. L'attesissimo action RPG di From Software si è rivelato un prodotto strabiliante, cattivissimo come sempre, ma anche molto longevo. Il livello di difficoltà, che nel predecessore era alle volte un po' frustrante, è stato bilanciato in maniera ottimale, garantendo una progressione dell'avventura sempre spietata, ma sicuramente molto più stimolante. Qualche incertezza nel comparto grafico, almeno sulla versione console, non rovina l'affresco del gioco, che, ormai possiamo dirlo, mira sicuramente a diventare uno dei migliori RPG dell'intera generazione. Il flop di questa edizione non può che andare a The Witcher 3. Purtroppo il promettente gioco di ruolo dei talentuosi CD Projekt Red infatti non rispetterà la tabella di marcia originariamente prefissata e uscirà soltanto nel lontano febbraio 2015. Gli sviluppatori, con una lettera aperta indirizzata alla community, hanno giustificato questa scelta dichiarando di voler fare tutto il possibile per consegnare agli utenti il prodotto migliore di sempre. È comunque molto forte il dispiacere per non poter giocare un po' prima uno dei progetti più interessanti di questa nuova generazione. Con questo la nostra edizione del giovedì è conclusa. Speriamo che vi sia piaciuto come sempre questo piccolo TG videoludico. Nel caso lasciateci un like e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Noi ci rivediamo presto, come sempre, con la prossima edizione il lunedì pomeriggio. Ciao a tutti!